Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente, segno Luna e Venere, per avere qualche indicazione in più. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi che utilizzo nella lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana e inoltre trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere l'oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire cosa vogliono dirvi le vostre carte per la settimana. Spesso lo dico per già magari chi conosce le mie letture, quando escono carte o negative un po' particolari, magari appunto loro vogliono aiutarvi, magari qualcuno da lassù vi vuole aiutare a preservarvi e a proteggervi, quindi non vuol dire che tutta la settimana andrà così. Troviamo la volpe e questi topolini che possono essere abbastanza fastidiosi perché magari ci sono o situazioni o persone un po' troppo strani, ambigui, che magari stanno facendo della strategia nei vostri confronti o vi stanno dando fastidio, vi fanno perdere tempo, denaro, spero di no, comunque in qualcosa si vede questo fastidio, queste incertezze, queste fasi che devono essere valutate e studiate. Quindi diciamo, vedete voi, cioè se avete a che fare con contrattempi, situazioni in cui saltano quello che avete programmato, allora queste carte possono suggerire di prepararvi un piano B, di cercare anche di prepararvi ad affrontare questi possibili contrattempi. Altrimenti, se si tratta appunto di una persona o situazione ambigua, allora ecco, di diventare voi effettivamente delle volpi e cercare di intercettare, capire come proteggervi o come andare a disinnescare delle possibili situazioni abbastanza fastidiose. L'energia a livello personale, diciamo, le vostre energie ci parlano attraverso questo gentiluomo, può essere vostra questa energia, adesso indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna è lo stesso, questa è un'energia maschile nel senso di determinazione. Potrebbe vacillare un po' le vostre certezze, la vostra sicurezza, però si vede solo un momento passeggero, nel senso che se continuate a rimanere nelle vostre idee convinti e precisi, che voi lo siete assolutamente, allora riuscirete ad ottenere degli ottimi risultati. Magari quello che abbiamo visto all'inizio era un po' più un avvertimento riguardo a un episodio, a una situazione o a una persona nello specifico, perché da quello che si vede qui c'è massimo controllo, quindi recuperare appunto le vostre forze e il controllo appunto di voi stessi per procedere in un percorso, in un cammino di crescita, di radicamento per alcuni di voi, nel senso di andare a consolidare le vostre idee e le vostre varie situazioni per una nuova fase di crescita e di miglioramento, o anche di recuperare le forze e energie per procedere appunto in questa fase. Il giardino è bellissimo, il giardino è una carta di novità in genere, di apertura, socializzazione, inviti, feste, allegria, incontri che possono essere sia appunto semplicemente con le persone più care, più strette, così da passare, come dicevo, in allegria, sia anche incontri, riunioni per le questioni, le cose più pratiche. I segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno. E quindi questi sono proprio quelli principali. Abbiamo anche un pochetto quelli di terra, quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E andiamo avanti adesso a vedere l'ambito amore per chi è in coppia, poi vedremo i single e il lavoro.
lavoro e le questioni pratiche, abbiamo serva, stanza e falsità. Allora, attenzione, quando esce la carta della falsità uno potrebbe un po' spaventarsi, diciamo, oddio, che cosa mi si nasconde. No, no, non è necessario. Ovviamente va a rintracciare delle cose non dette oppure delle situazioni un po' strane che potrebbero crearsi e noi avere dei sospetti. Certo, questo è vero, però queste carte indicano comunque che tutto può procedere abbastanza bene, tutto forse un po' troppo tranquillo. La carta della stanza è comunque recupero, intesa, passione, intimità, miglioramenti, se c'è qualcosa che non va. Forse se avete quei dubbi, dipende appunto che cosa state vivendo, allora meglio cercare di capire, comprendere se sono solo dubbi che provengono da voi oppure se possono essere realmente veri, e altrimenti appunto è solo una situazione che andrà a passare e quindi riuscirete a risolverla. Adesso andiamo a vedere che cosa vogliono dirvi per l'ambito sempre amore, però per chi è single oppure per chi sta frequentando una persona. Disgrazia, anche qui, diciamo, lo so, la carta della disgrazia potrebbe non essere così tanto facile da digerire. Attenzione, dico sempre che quando escono carte di questo tipo non è che tutto andrà in questo modo, però se state frequentando qualcuno, allora questa può rintracciare delle cose che non vanno tanto bene o atteggiamenti sospetti, forse incomprensioni, litigi, discussioni, se state frequentando qualcuno, ovviamente. Se invece possono essere ancora delle reminiscenze da relazioni passate, allora sì, soprattutto se vi siete separati, se c'è stato un matrimonio, insomma cose del genere, allora sì, può anche darsi che ci siano cose di questo tipo. Altrimenti potreste non essere soddisfatti di conoscenze di nuove persone che stanno entrando e conoscerete anche nel corso della settimana. Qui si vede poca, in realtà poca soddisfazione, qualcuno che può risultare interessante all'inizio, però poi potreste perdere facilmente l'interesse, quindi direi che sotto questo punto di vista non ci sono cose strettamente negative. Sono negative se vi dovete proteggere e valutare degli atteggiamenti contro di voi, quello sì. Altrimenti, se sono quelle nuove conoscenze che poi vedete che non vi interessano, potete andare tranquillamente oltre. Anzi, meglio procedere, perché così non perdete tempo con persone che non vi interessano granché. Costanza, morte e stanza sono carte che riguardano la vita pratica del lavoro. Se il vostro lavoro procede abbastanza bene, allora può riguardare magari sempre l'ambito pratico e del denaro. Certo, per il lavoro proprio in sé per sé, qui si vede l'impegno e soprattutto una specie di impegno ad andare a chiudere delle cose che forse vi hanno appesantito in questo periodo, oppure proprio una trasformazione, un'evoluzione se non eravate tanto soddisfatti ultimamente di come stanno andando le cose, perché qui la stanza è una nuova energia, è anche una ripresa dopo un momento critico e di difficoltà. Possono arrivare a voi telefonate, magari ci sono dei documenti importanti, anche delle notizie e degli incontri, riunioni, poi dipende sempre dal tipo di lavoro che fate, che possono aprirvi appunto a nuove situazioni. Per chi è in cerca di lavoro, o come vi dicevo, se il vostro lavoro procede tutto abbastanza bene, queste possono riflettersi nella vita finanziaria, quindi comunque si vede una specie di conclusione, di trasformazione. Può essere anche qualcosa a livello legale, dove ci saranno delle nuove informazioni, delle cose che forse arrivano finalmente come risposte dopo un periodo morto, e allora quindi ecco queste novità. Per chi è in cerca, effettivamente anche qui si vede che il vostro impegno
riuscirà a portarvi dei risultati da una situazione spiacevole, però qui c'è il risvolto positivo. Probabilmente questa si metterà da parte e riceverete quelle risposte, oppure un nuovo passaggio che vi metterà nelle condizioni di trovare qualcosa di sicuramente più, molto, molto più interessante per voi, perché qui si vede proprio in totale questa nuova apertura, questi cambiamenti che stanno giungendo nella vostra vita. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!